Saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Farming Simulator 22 con la serie Fattoria Fratelli Capone che siamo noi medesimi. Questa è una serie, il nome di questa serie è ispirata a una famosa battuta di un film di Totò, ovvero Totò, Peppino e la Malafemmina. Per quanto riguardava la parte della scrittura della lettera alla fidanzata del nipote Gianni. E allora, detto questo, continuiamo con i nostri lavoretti qui. Allora, intanto io direi di acquistare il campo 39, quindi cercherò di acquistare tutti questi campi qui in quest'area e cercare appunto di seminare un po' di cose, perché poi andremo gradualmente appunto a ingrandire, cercare di ingrandire la farm. Quindi, detto questo, mettiamoci subito all'opera. Mi auguro che abbiate passato una bella settimana. Io purtroppo, a causa di un problema tecnico sulla rete, non ho potuto continuare, o meglio iniziare in questo caso qui, la serie. Quindi in questa settimana, insomma, non sono stato online. Ne approfitto per ringraziare tutti gli amici che si sono preoccupati, giustamente, perché non sono stato online, e questo mi fa capire che, al di là del fatto che si è amici virtualmente, lo si è anche in maniera piuttosto reale, e quindi vuol dire che c'è fiducia. Ah, giusto, qua devo comprare il campo. Io qua sono andato spedito. Allora, quindi dobbiamo fare così. Ecco qua, e poi gradualmente inizieremo a lavorarli tutti, e quindi cercare di creare dei campi con diversi prodotti seminati, piantati. Queste auto sono molto indisciplinate. E allora, direi che tutto sommato
Il red passion sta andando bene. Eh sì, ottimamente. Ho rifatto di nuovo tutto il gioco qua. E ho pensato un pochettino a quelle che dovranno essere poi le priorità. Quindi le colture, tutte queste cose qua. Al momento, anche se all'apparenza abbiamo un bel gruzzoletto, in realtà non è proprio così particolarmente, diciamo così, grande, perché in effetti io devo acquistare questi 5 campi e quello che mi avanza poi mi servirà per costruire delle strutture, quale appunto il pollaio e tutte queste altre cose qua. Ovviamente all'inizio ho cominciato a fare molti contratti, quindi il mio consiglio è quello appunto di, oltre a cercare tutti i posizionabili, diciamo così, è quello di fare molti, molti, molti contratti. E soprattutto fare quelli lì che vi chiedono il trattamento sul terreno, quindi partiamo da dalla fertilizzazione per arrivare all'uso dell'erbicida, e questi al momento sono i contratti che ci permettono di poter guadagnare qualche soldino in più, tanti tanti soldini in più. E poi ovviamente ho iniziato questa serie acquistando, cercando di acquistare i mezzi class, diciamo così, tutto ciò che è disponibile nel gioco con i mezzi della key, scusate. E per quello che è possibile, quindi ho acquistato questa trebbia, miti trebbia, che è, diciamo così, di una dimensione intermedia, e se non ricordo male la capienza del serbatoio di raccolta dovrebbe essere di all'incirca 10.000 litri o 10.500 litri. Vedremo poi più avanti di spostare i mezzi, quindi creare un'altra farm, e quindi tramite il vostro suggerimento acquistare mezzi di un altro brand.
Poi ovviamente ho acquistato all'inizio ho preso il rimorchio del gioco che è bello pesante. Io ho preso il Mack o Mackie, Mackie, insomma il camion, quello lì americano. Però ho notato che sul campo e soprattutto con pesi particolarmente accentuati, diciamo così, con pesi particolarmente forti, non riuscivo ad avanzare e quindi ho dovuto vendere il mezzo con credo 10 minuti di utilizzo ed ho acquistato il Man o Man che dir si voglia. E adesso poi la cosa adesso che dobbiamo fare è lavorare i campi. I fratelli Capone che siamo noi medesimi, punto. Due punti. Ma sì, abbondiamo. Abbondandum abbondandis, non so com'era la battuta. Però Totò e Peppino, ovvero il principe Antonio de Curtis e Peppino De Filippo, il fratello del grandioso Edoardo De Filippo De Filippe Wunderbar. Wunderbar. Ovviamente ho iniziato il livello con la difficoltà intermedia. Quindi vuol dire avere diciamo così, un bel gruzzoletto bello consistente, però poi gradualmente bisogna ovviamente andare a cercare di migliorare la posizione aziendale. Mocaparoggia. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua. Raddrizziamo un po' l'immagine, anche se. Ecco qua. Perfetto. Eccoci qua. Siamo anche in diretta video. Allora, mi sembra che è tutto a posto qua. Adesso continuiamo qua con i lavori. Mi auguro che l'audio si senta, insomma, la voce si ascolti. Si dovrebbe sentire anche un livello più o meno decente. Please, so hi everyone, welcome to the stream. Welcome to the Fattoria Fratelli Capone. This is a great sketch from a old movie of Neapolitan actors, and he was a prince in real life. His name was Antonio De Curtis, and its own art name was Totò, Anthony. And he was acting in a famous film called Totò
Peppino e la mala femmina. And in these movies, there were he was acting with Peppino De Filippo, that is another great ancient actor. He was he came from theater actors, and also no, his big brother Edoardo De Filippo, another great comedian of comicity, Neapolitan comicity. And the first part of the title of this programmation, this program, it came from the chapter of this movie, Totò, Peppino e la mala femmina. And there's surname was Capone, and that's why I think to use this small part of the surname of the characteristics of the movie, and I hope you will enjoy. Again, I have I had a problem in the last week, so that's why I was disappear here on Twitch, but now everything's is working greatly. And I want to say thank you so much to the technical that he have done a great job on my internet line. He was very sympathetic, and he was very a very good person. Alors, salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Fattoria dei Fratelli Capone. Bienvenue dans la direct, merci à vous. Alors, j'étais en train d'expliquer comment j'ai pensé à le titre de cette série. J'ai pris, je me suis inspiré un film du prince Antonio de Curtis. C'est un acteur napolitain qui est connu ici à Naples avec le nom de Totò. Il a fait un film dans les années 60 avec un autre grand auteur napolitain qui s'appelle Peppino De Filippo, qui était fils d'une famille de comédiens de théâtre. Et ici à Naples, il a connu aussi son frère qui s'appelle Eduardo. Ils venaient d'une famille de comédiens théâtrales, et il a récité avec Totò, le prince Antonio de Curtis, et il faisait des personnages qui s'appelaient Capone, c'était le prénom. Et je me suis inspiré à ce prénom-là pour faire cette série. Et j'espère que vous allez bien l'aimer. Et voilà, merci beaucoup à tous. Ah, j'étais en train de... J'avais oublié. J'étais pas présent cette semaine-là. La semaine prochaine, pardon, parce que j'ai un problème avec l'internet. Je vais pas de la ligne qui ne marchait pas. Et donc, je suis resté à peu près une semaine
sa connexion, et donc j'ai pu pas me connecter, parler avec les amis ici. Ils ont eu un peu de soucis pour moi et ça m'a fait comprendre que ce n'est pas seulement une ce n'est pas seulement une amitié virtuelle, mais c'est aussi une amitié réelle, parce que Dab, c'est, disons comme ça, un personnage, mais Fabrizio, que c'est moi, c'est une personne. Donc, beaucoup d'amis, ils ont eu des soucis pour moi. Et donc, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et maintenant, je suis retourné. Voilà. Allora, mo abbiamo fatto questo, quindi detto questo, ah, giusto, ci spostiamo. Ovviamente ho rifatto un po' tutto, quindi praticamente diciamo che sono ripartito da zero con la mappa. Comunque tutto bene. Voi come state? Approfitto ovviamente, come sempre, per salutare tutti quanti voi che mi state guardando in questo momento in diretta qui su Twitch, ma approfitto soprattutto per ringraziare tutti quanti voi che mi state guardando in replica qui su Twitch. E ovviamente anche voi che guardate questa noiosa programmazione su YouTube. Allora, che devo mettere? Attrezzi, sì. Ok, questo quasi quasi la metto qua, un po' risicata. Lo so che sta troppo vicino, ma diciamo che vorrei cercare di non occupare tanto spazio. Belle queste commesse per i pneumatici. I cappottini, non ho capito che significano quei segni sui pneumatici. Non so se sono gomme da neve, o meglio, gomme invernali. Ah, ecco cosa devo fare, dovevo cambiare il carrellino qua. Perché con il doppio, con la ralla qua, diciamo così, è un po' complicato per me. Ok, allora adesso andiamo a sistemare il mezzo. Ci facciamo il giretto. E poi naturalmente lampeggiante, anche se dobbiamo girare qua dietro. E allora allarghiamoci un'altra volta. Eccoci qua, il mezzo sono riuscito. No, questo l'ho comprato nuovo. Sì, aspetta, spegni lampeggiante. Ok. Allora, lama, ho preso tutto tranne questo al momento perché non ho trovato altri mezzi della Kiss. Allora, perché non fosse stato nell'ultima diretta, ho acquistato la seminatrice, questa qui. Questa qui già ce l'avevo, che praticamente è la, come si chiama? Allora, questa è vangatrice, eccola qua. Una vangatrice da 3 metri. Questa è da 2 metri e mezzo. Una tonnellata, 5 tonnellate. Comunque,
Io prendo sempre, cerco di prendere sempre le attrezzature, quelle che sono più leggere possibile. Allora, adesso scarichiamo un attimo il camion qua. Da notare il dettaglio di come il carico, ecco, sia dinamico, e ovviamente, a quanto ho notato l'ultima volta, sembrerebbe il terreno essere dinamico. Infatti non è molto veloce, quindi non posso dire che è così, né parlerò ovviamente con il mitico Jason Farm e vedrò lui cosa mi dice a tal proposito. Ovviamente, se non conoscete Jason Farm, vi consiglio di passare nel suo canale e di seguirlo perché è un cultore di farming, è un culturissimo. Poi ovviamente vi consiglio anche il canale del grande Fernbus 08 Arvid underscore 80. Allora, questo lo devo andare a vendere e prendo quello là da 3 metri. Dicevo Arvid underscore 80, poi Wopparun 71, Wopparunner comunque, poi ci sta, oppla, la zappa storta, Arvid l'ho detto, Macho King 80, Macho King. Qua la lista è lunga, aiuto. Me la devo segnare e poi ve la devo dire. Lo dico sempre, non lo faccio mai. Comunque, soprattutto, seguite i vostri beniamini streamer. Sosteneteli, ovviamente, se siete entrati in maniera curiosa in questo canale o semplicemente state guardando questo video in maniera curiosa, se il mio modo di fare streaming vi piace, allora perché non lasciare un bel mi piace al canale, un follow, anzi, come si dice qua su Twitch. Ovviamente seguitemi, anche se vi va di seguirmi nei miei canali social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Allora, questo è una tonnellata e 8. Allora, io qua però quasi quasi, questo mi pare che si voglia modificare indietro, configura, ah, ecco qua, tipo di aggancio, questo. Qui che cosa si può fare? Prendiamo per il momento, vediamo cosa si può fare. Allora, poi, allora, trinciatrice. Allora, questo qua, se non ricordo male, Midicaccio, pardon, Robby, a proposito, seguite anche Midicaccio, Nora 24, Nick, che si scrive con la carissimo La Zappa Storten, bentornato qua, anzi bentornato a me in questo caso. Ah, finalmente sono tornato con la serie dei fratelli Capone.
Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Oui, Gippo. Carissimi. Ecco, io mi stavo scordando, vedi? Io poi lo dico sempre e non lo faccio mai. Di fare la lista dei canali, perché poi quando faccio la pubblicità non sempre mi ricordo di tutti gli amici del canale. E quindi non sempre ho questa memoria ferrea. Quindi magari mi faccio la lista e poi creo un comando con tutti gli amici streamer qua, con tutti i canali amici. Diciamo che avevo giga, come si dice a Napoli, riscata sul telefono, cioè giusto giusto un giga, e quindi non sapevo quanto tempo mi sarebbe durato questo inconveniente tecnico, e quindi non sono passato nel canale, ma giustamente voi vi siete preoccupati. E come detto all'inizio di questa live, noi non ci conosciamo, però noi ci preoccupiamo a vicenda quando non vediamo qualche nostro amico streamer online. E appunto stavo dicendo che questo va al di là del rapporto di streamer. Esatto, sì. Diciamo che siamo un po' più umani, tra virgolette, ma se si può dire così. E quindi boh, ci preoccupiamo quando qualcuno effettivamente non si vede, non si sente per lunghi periodi. E questo mi ha, come dire, mi ha fatto capire e rafforzato ulteriormente che siamo una vera e propria squadra, al di là del fatto che ognuno gestisce un canale, però è anche al di là del fatto che ci si fa lo spot. E comunque, zio Dab è tornato qua. E dicevo che questa mi sa che è inutile, no? Vediamo se. Ok, mettiamo un attimo all'operaio. E dicevo che questa settimana che io mi sono assentato, ovviamente per ovvi motivi tecnici, poi ieri sera quando sono ritornato là, a parte il messaggio WhatsApp che ho ricevuto da parte del mitico La Zappa Storta, insomma il fatto che vi siete preoccupati, e questa cosa qui va al di là del fatto di essere streamer. È un po' come essere, siamo un vero e proprio team, posso anche dirlo. Ci diamo una mano a vicenda, insomma. Mi dispiace di avervi fatto preoccupare inutilmente, ma purtroppo avevo, come ho detto prima, avevo i giga contati sul telefono, e quindi per cercare di tirare avanti non so per quanto tempo, ho dovuto un po' ridurre le communication, e quindi quando voi eravate online, diciamo che non sempre ho potuto interagire, però fortunatamente siamo qui. Ecco qua. Ovviamente se non conoscete il canale della Zappa Storta, ma dubito, vi invito a passare nel suo canale
A proposito, gentilmente, carissimo, illustrissimo presidentissimo, ti chiedo una cortesia. Se riesci, magari facendo l'elenco dei canali amici, anche di quelli che magari non sempre mi ricordo, se magari mi mandi un messaggio in privato con la lista di tutti gli amici, che così poi mi crea un comando per il bot che quando devo fare pubblicità ai canali, magari non ho la memoria, diciamo, super attiva, io metto il comando tipo canale amici e quello poi esce tutta la sfilza. Se magari poi quando lì se magari se ti capita di scriverli qua in chat e magari mi mandi il link se sei da PC, ovviamente, se lo puoi fare nella lista completa, che così faccio il comando in modo che non mi dimentico di nessuno. Allora, cari ragazzuoli, ovviamente ho fatto delle partite offline per portare avanti il format Fattoria Fratelli Capone, che siamo noi medesimi. Grande, grandissimo, grazie ancora. E mi sono portato un po' avanti il lavoro e quindi per il momento ho iniziato con i mezzi della case. La case. E poi vorrei fare dei piccoli parchi mezzi con diciamo così suddivise per brand, e quindi fare tipo New Holland piuttosto che John Deere, diciamo per quelli che si riescono a trovare, ovviamente. E ora ho iniziato con la case, e con la case diciamo che i mezzi sono un po' limitati, però ho deciso così di fare la serie russa. Infatti nei salvataggi qua c'è scritto serie russa, diciamo tutto ciò che ha il colore rosso Passion, rosso Ferrari, noi lo prendiamo, ma anche rosso Alfa. E allora qua, caro la zappa Storten, arrangi quando riprendiamo. Io purtroppo devi sapere che quando c'è stato il problema della connessione, ho formattato e purtroppo, e dico purtroppo, per errore ho disinstallato anche Farming 22. E quindi ho dovuto penare. O cappalogero, la zappa storta, carissimo. Grazie ancora per essere passato in Lives, come dice il grande Macio King. Ti auguro una buona continuazione. E grazie ancora per essere passato a salutarmi. Poi oggi pomeriggio dalle 3 e mezza sarò in diretta, come con l'appuntamento del martedì, con il Turbo Star di Raf Garage. Thank you, wa you. Grazie ancora. Quasi quasi dopo mi faccio anche un altro contrattino, quasi quasi. Così. Ok, sta dritto. Così recuperiamo qualche altra cosina, e che non è male.
Allora, ovviamente, come dicevo prima, se dovete prendere attrezzi o cose così, io vi consiglio personalmente di prendere attrezzatura leggera, nel senso del peso, perché diciamo che ho notato che in base al peso e ovviamente la difficoltà di lavorazione del terreno, ho notato che i mezzi hanno un consumo diverso. Vi faccio un esempio: io prima ho venduto la vangatrice che pesava 7 tonnellate e mezza e mi consumava un certo numero di litri di gasolio. Con questa qui, che è 1,8, consuma di meno e quindi c'è anche un'autonomia maggiore. Ovviamente voi mi direte sì, ma 1,4 metri e mezzo e un altro 3 metri. Ebbè, io con 3 metri ci ho fatto l'occhio, quindi so che per fare una striscia pulita devo mettere il lato del musetto del trattore in corrispondenza della linea. Ora vi faccio vedere. Ecco, più o meno così. Abbassate il mezzo e poi andate avanti. Ovviamente bisogna compensare, o altrimenti come riferimento potete avere la prima rigatura, quella lì, per far scivolare l'acqua dal parafango, quindi quella lineetta sul parafango, la prima, cercare di tenere quella linea grosso modo sulla parte esterna della rigatura. Ora cerco di farvela vedere un po' più da vicino. Questa qui, vista dall'interno, equivale alla distanza della parte esterna qui dello pneumatico. Quindi se utilizzate questi mezzi così, poi ogni mezzo ovviamente cambia il riferimento. Comunque sostanzialmente i mezzi sono poco meno di 3 metri di larghezza. Ecco qua. E quindi come riferimento dovreste avere più o meno il fianco il musetto, la parte anteriore. È da compensare, ecco, vedete? Si va proprio al limite. Ovviamente raddrizziamo un po'. Poi dopo raccogliamo le pietre. Ovviamente sto utilizzando il silos multifruit. Allora, nell'ultima live qualcuno mi aveva chiesto se il silos multifruit accetta le pietre. Sì, confermo. L'ho testato, quindi posso dirvi che è possibile accumulare, quindi mettere da parte le pietre nel silos. Voilà Ludovico! Buongiorno Ludovico, buongiorno e bentornato in Lives, anzi, sono io qua, dopo una settimana di assenza qua, che sono tornato in live. Come stai innanzitutto? Spero alla grandissima. Grande, grande Ludovico. Ecco qua, vediamo un po'. Perfetto. Caffè patacca, il caffè che spacca. Ottimo, allora, ma qua vediamo un po', ma non ha fatto, ho sbagliato a scrivere il nome, Ludovico Sardegna. Ah, non ho fatto il suo. Ui, Pitti, buongiorno. Come stai, voglio? Ben ritrovato. Anzi, come ho detto prima, bentornato a me. Di prolungare lo stato d'emergenza per altri 3 mesi fino al 31
Questo ogni tanto va e viene. Allora, Pitti l'ha preso, allora lo devo fare da web. Vi chiedo un attimo di pazienza, perché Ludovico non l'ha fatta l'annuncio, quindi facciamo in questo modo. Quindi vediamo un po' se funziona così. No, non funziona, ok. Scusate, ma sto facendo gli onori di casa. Allora, Ludovico, eccolo qua. Oh, perfetto. Ah, però. Questo è un periodo un poco cattivello qua. Qua i mal di gola si buttano. Perché magari stai in casa, sei tutto bello accaldato. Poi dici, vabbè, esco fuori, vado a mettere il sacchetto fuori. Che mi faccio? Mi metto l'impossibile addosso? No, e poi arrivo mal di gola, raffreddore. bravo, e questo è. Infatti pure io faccio sempre, voglio sempre sfidare il freddo, ma mi sono reso conto che la resistenza fisica non è più quella di una volta. Diciamo che ci abbiamo una certa qua. Aia, aiaiai. È un periodo, Ludovico, Pitti, scusami, è un periodo così proprio strano. Detto che mo finché non ci rassegniamo che è arrivato il freddo, almeno ti parlo qua a Napoli, fino a un mesetto fa le temperature erano buone. Grazie. Ah, ecco. Comunque, poi beh, per più di 2 settimane qua a Napoli ha piovuto, quindi non ti dico. Fino a sabato piogere lì. Oh cacchio, Ludovico, mannaggia miseria, va. Ma se, guarda che ste scale sono incredibili, Io per esempio pure io ieri ho finito di sistemare un pochettino le luminarie fuori al balcone. Ma là, mamma mia, sulla scala, quando salgo sulla scala glielo dico, scala, non mi fare scherzetti, Comunque lo sapete, non so se ve l'ho già detto, nella parte finale dell'inno della zappa storta dovete sapere che io ho fatto una registrazione ed è quella lì che one take, come dicono quelli che parlano bene, ovvero una sola registrazione ed mi è piaciuta. Allora, all'inizio il oh yes come è nato, avete presente quando state facendo una prova così, no? Una bozza di qualcosa. Allora dici, vabbè, boh, inizio la parte così e vediamo come devo fare. Allora, quando ho iniziato a registrare, ho fatto la prima parte e poi, sai, mentre stavo registrando andava a ritmo di blues con la testa e c'è un cantante napoletano che ha creato un genere che si chiama Tamarro, che lui si chiama Tony Tamaro, e è un cantautore che fa canzoni ironiche e praticamente lui è oramai dagli anni 80, fine anni 80, che ha creato questo genere, per farvi capire che Cozzalone forse un po' si ispira a lui, a questo personaggio. E comunque, ritornando alla fase della registrazione,
siccome io avevo quell'ultima parte lì, e la canzone originale allunga la nota, e siccome io la registrazione l'ho fatta più o meno in questa posizione, con questo microfono, e allora ho detto, non posso lasciare vuoto quell'ultima parte, e allora ho detto, vabbè, facciamo la registrazione e vediamo come viene. Avviata la registrazione e praticamente mi è venuto spontaneo questo yes o yes, quindi ho fatto la registrazione Maurizio, Max, Luice, poi ho pensato ma ci sta e ho detto oh yes, oh yes. All'inizio, dopo che l'ho riascoltata la prima volta, mi ha suscitato un po' di ilarità. Ero indeciso se eliminarla, però alla fine l'ho lasciata e ho detto vabbè, siccome è pure detto un po' con la pronuncia napoletana e napoletano suscita anche un po' di simpatia, e ho detto mo lo lascio. E infatti poi quando l'ho riproposta nel canale ho visto che è piaciuta e così insomma l'ho lasciata. Era un sound alert sperimentale, sarebbe dovuto restare. Poi invece alla fine ho chiesto yes, è piaciuto e quindi l'ho lasciato. E avete scoperto pure il retroscena qua. Voi avete già trovato tutti i posizionabili su questa mappa? O c'è qualcuno di voi che non li ha trovati? Non so se qualcuno di voi che in questo momento è in live ha bisogno di conoscere le posizioni dei posizionabili, può farmelo sapere con le cose, le cartucce del videogioco da trovare, che io quando finisco di arare il campo qua vi faccio vedere le posizioni, così mi pare che si guadagna 1,5 milioni di euro se mi sbaglio o qualcosa del genere. Mezzo potente, ricordatevi, prendete mezzo potente ma con attrezzatura che pesa poco, perché come ho detto prima, influisce sulla fluidità di marcia sul terreno e sui consumi sul mezzo. Ora non so se è un caso, però ho notato che i mezzi consumano molto molto meno. Quindi direi che ci siamo anche avvicinati molto alla realtà. Senza considerare che c'è stato anche un realismo dal punto di vista della dinamica del terreno. Infatti, con il rimorchio bello pieno, io facevo fatica a far muovere il camion sul terreno, quindi questo è già un altro punto a favore. Ora non so se la Giants abbia già rilasciata una patch, diciamo, oltre a quella lì per far funzionare il gioco su processori M1 Mic One, quindi su dispositivi Apple, però diciamo che merita da notare anche come c'è l'animazione del taglio dei residui di terreno che vengono sminuzzati, insomma, è molto molto realistica. Il tour realistic, tutte trovate anche quelle Elegant. Eh sì. Io ho fatto il test, però siccome la Helengrand è una mappa che vorrei dedicare a Caffè Infarm, quello lì della domenica mattina, perché la serie è quella lì su Farming 19 stava andando bene, ha fatto anche delle buone visualizzazioni, allora l'ho lasciata per quell'evento lì. E ovviamente, siccome
Avevo sentito parlare della mappa, questa qui francese, non particolarmente positivamente. Ho detto fammi iniziare su quella mappa, vediamo un po' il perché, magari cos'è che non va. E forse il problema, diciamo così, è che la mappa è difficoltosa, nel senso che ci sono anche tanti terreni su alcune pareti in pendenza. Gippo, non so se c'eri tu l'altra volta, l'altra domenica scorsa, e il posizionabile ce ne sono due vicino alla chiesa, una sta sulla panchina, l'altra bisogna girare dall'altra parte. E se non ricordo male si trova a terra, mi sembra vicino a un bidone, ora vicino alla pattumiera, no, ora non ricordo. 12 collezionabili, qua invece 50.000 l'uno e mi pare che ne sono una dozzina, quindicina più o meno. Bravo, bravo. Esatto, infatti mi sono andato a fare un giretto così, a perdita di tempo, come si dice, e l'ho visto che stava a terra. Poi l'altra sta 20, ecco. Sì. Che poi si può creare anche un percorso a circuito chiuso, perché si può iniziare da quello lì sull'isolotto, poi vai al mulino. Poi dove ci sono i due gommoni, sali sul ponte, prosegui, scendi e vai quella sul tetto del panificio là, quello vicino alla scala di ferro. Poi da lì sali e vai verso il castello e vai a prendere quello che sta sotto quella specie di grotta. Sali, grotta scusa, poi vai quella subito dopo il secondo arco, risali, prendi quello dove sta la torretta, scendi, vai verso quello della catapulta, poi ci sta, mi pare, quello della fabbrica di vestiti, poi scendi dove sta quella specie di castello e sta vicino a un altro alberello, e poi ovviamente poi salti e vai direttamente dove c'è la vineria, e quindi ci sta quello là vicino alla vineria più quello vicino al campo 5, poi c'è quello vicino, ah, quello là vicino alla statua, ecco, mi sono scordato di quello là. Comunque insomma farò un video parkour su come fare un giro lineare, ma si fa tutto a piedi. Quello è un altro. Ah, poi ci sta ancora un altro, quello lì, vicino al campo, alla foresta qua, vicino al campo 47, che si trova sulla pietra. L'altro vicino al distributore, che si trova su quella scala. Comunque pure io ho trovato difficoltà a trovare quello sulla catapulta, infatti me lo sono dovuto andare a. Era uno di quelli che mi mancavano e ho dovuto appunto andare a spoilerare su un video fatto da in lingua inglese, e quello era l'unico punto che non riuscivo a trovare. Quello comunque è abbastanza lineare. Quello là dell'Ellengrad invece sta, immagino che sarà un bordello, però me lo voglio andare a cercare da solo. Due o tre punti li ho visti sia da Brixia, Darvid, pure e alcuni pure la zappa storta, insomma, l'aveva accennato, quindi diciamo che un pochettino sono andato a dare un'occhiatina. Ma si deve dire soltanto un pochettino, mi devo mettere per bene un giorno, in modo tale che quando faccio la live mi dedico prima a memorizzare i punti dove si trovano
i formaggi là e poi dopo fare il parkour, quindi cercare di creare un percorso e non far vedere un punto sulla mappa e cercare di andare a sbattere per capire dove si trova. Cercare di creare una cosa un po' più lineare, più semplice, in modo tale che chiunque può andarsela a trovare, a fare un giro così. Però una volta che ho imparato i punti là, no, si fa direttamente i giretti. E comunque farming 22, ottimo ed abbondante. Questo è il mio personaggio. Questo è il peso del John Deere, un altro mod che ho preso che permette di poter adattare i pesi. Invece di prendere 100 pesi, uno acquista questa qua e al momento se deve aumentare o diminuire il peso lo può fare tranquillamente anche nel garage della farm. Mi devo mettere prima l'allevamento di galline qua, poi metterò ovviamente la stalla per le mucche, perché devo insieme alle galline per fare una farm bio, e quindi mi occorre un po' di concime naturale. J'ai besoin di fertilisation naturelle. So we're talking about position of the collectibles here on the main maps. And I was talking about the way to catch them here on this map, and you will try to do a kind of parkour. So you will run from the main monument that it's a telephone cabin. Then you will go on the small island. Go to the and go on you to the moorland, and you will go on the other side of the lake, and you will find near to boats in the on the ground. Then on the rail station on the bridge, you will find another one on the roof of the bakery. On the castle, there are other three positions. You have to go to the the farm of the and you will find the other one. You go down, there are a lot of them. There are in a small area, so there are another on the upper side of the map, so near the gas station in the forestry and near the field 47. On a rock you can find them. La catapulten, beh, mamma mia, quando mi ha fatto venare la catapulten. Quindi prossimo campo è il 41, il 42, sì.
Devo acquistare questi 4 cambi, questi 5 cambi, perché poi devo mettere le colture diverse per il momento per tenerle vicino. Poi trasformerò il campo 38 in un punto dove installare il pollaio e ovviamente anche la stalla per le mucche. E da lì mettiamo i sistemi per prendere il concime e iniziamo anche con la farm bio. I piani bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. La barbetta tutto sommato ci sta, è più o meno come me, solo che la età mi sa che è un po' più giovincello questo qui. Vai! Che muso cattivo! Mi stanno allontanando dalla linea là. E infatti, allontanarsi dalla linea gialla. Beh, infatti. Ecco qua. Bisogna essere molto precisi qua. Il bordino del musetto dove si allarga il vano motore dovrebbe stare al limite proprio della cavallo fra la linea del campo trebbiato e il punto dove deve essere lavorato. Qua non mi lascia una striscia. Siamo proprio al limite. Ecco quello che volevo far notare, che forse l'avranno fatto notare anche altri. Intanto lo pneumatico si interra di più, proprio come se effettivamente, diciamo, ci fosse un po' come accade nella realtà, il peso eccessivo. cavalli mi sembra. Con un attrezzo che ne richiede mi pare 120. Fatica di meno, slitta di meno, 1,5 m in più e fa comodo fino a un certo punto. Diciamo che ci sono i pro e contro. Ovviamente il mezzo più va sotto sforzo e quindi è più, diciamo che sarà soggetto a manutenzione. Un'altra cosa che ho notato, allora io la settimana scorsa avevo letto da qualche parte che forse l'usato, i mezzi usati, quindi l'attrezzatura usata, erano i mezzi, diciamo così, venduti durante le partite dei giocatori. In realtà diciamo che forse non è così, o meglio, potrebbero anche gli sviluppatori usare questo sistema per poter vendere i mezzi usati. In realtà quanto mi è parso di capire è il gioco che è così, quindi random, a prescindere lui il gioco ti mette a disposizione dei mezzi. Il criterio non lo conosco, però ho giocato offline, quindi non collegato alla rete Steam, per cui diciamo che questa rimane ovviamente una mia,
opinione, però ovviamente vedrò di scrivere alla Giants cercando anche o cercando in qualche forum accreditato, diciamo così, dove non si scrivono cose soltanto per come dire, per farsi un po' di pubblicità, ma semplicemente perché se si scrive il vero, quindi non siano soltanto forum. E quindi guide, diciamo così, non proprio credibile al 100%. Quindi al momento non posso darvi una conferma a ciò che ho detto, però per il momento io vi ho raccontato della mia esperienza, quindi diciamo che potrebbe essere anche questo, che quindi i mezzi dati vengono generati e quindi vengono offerti in maniera random, quindi in default fanno parte già delle impostazioni del gioco. So I was talking about the used machinery and so on, and I was in our last live streaming. I saw that maybe, I say again, maybe the used vehicle, they came from the selling machinery of of players while they play the game. But while I played to Farming 22 offline, when I was not connected to internet, I saw that there were a lot of used vehicles, and maybe it's not related to online or multiplayer games. So I think that at the moment, on my opinion, the used machine, you can buy them by default from of the by default of the game, and maybe Giants developers, they can consider to use the machinery or other things that the peoples and the players sell during the game, as well when they are in single player, and they can buy them if they are online on or something like that. That will be a great idea, in my opinion. Alors, j'étais en train de parler à propos des achats avec les machines usées. J'avais dit la semaine prochaine, pardon, la semaine dernière, que ça peut être le fonctionnement des machines usées pouvait être généré par les ventes des joueurs quand ils jouent un multiplayer ou en général quand ils sont connectés à l'internet. J'ai constaté la semaine passée que j'avais pas la connexion à l'internet, que j'ai trouvé toujours les machines usées. Donc au moment, c'est naturellement ma opinion,
In Nepali, à les machines qui vendent les joueurs. Mais je vais essayer de trouver des notices plus véritières sur les forums, sur l'internet, pour avoir une réponse. Et naturellement, je vais écrire à Giants et je vais voir si, si c'est vrai que ça marche comme ça. Donc, avec les machines qui sont vendues par les joueurs, ou si réellement les machines usées sont générées par défaut par le jeu. Et je vais vous faire savoir naturellement quand j'aurai des nouvelles. Ovviamente sono i baffetti là, il baffo da ghisa. Poi ovviamente io sto utilizzando una mod per acquistare semi e queste cose qui, che ora vi faccio vedere, e ho notato che i prezzi che offre al pubblico la mod rispetto anche agli stessi sacchi grandi sono molto molto più convenienti. Ora vi faccio vedere. Allora, questa. Allora, vediamo un po' se riesco a trovarlo. Allora, vediamo se sta qua. Non sono questi container, eccolo qua. Questo qui, Multi-Fruit Buying Station. Questo qui praticamente vi farà risparmiare ancora di più rispetto ai sacchi. Quindi il mio consiglio, ovviamente, se volete risparmiare, vi consiglio quella mod lì, ovviamente là. La mettete dove volete, io ad esempio l'ho messa, l'ho posizionata all'ingresso della farm, dove di default c'era il serbatoio dell'acqua, l'ho tolto, anche perché al momento non ho l'intenzione, o magari più in là lo farò, di mettere le serre, quindi l'ho posizionato lì. E l'unico modo per risparmiare l'acqua è quella di andare a bordo del campo, se non ricordo male, 35. Ora vi dico. Quindi andare qua, dove sta? Al campo 30 e andare con il carro boat qua con la cisterna e andare a recuperare l'acqua direttamente da qui. Ovviamente vi consiglio di utilizzare una cisterna di quelle enormi, quindi quelle là da camion possibilmente, perché così vi farete una bella scorta d'acqua. O poi se magari gli sviluppatori modder creeranno, dovessero creare una mod, che ne so, del pozzo, e quindi magari pagare un tot, un po' come per le serre, per i consumi, quindi le spese, ad esclusione dell'acqua, sarebbe anche o potrebbe essere una buona idea. E voi che dite, chat? Siete d'accordo con me oppure oppure voi non avete problemi qua, diciamo così.
nell'investire. Mi diranno: Dab, ma tu tieni quasi 2 milioni e mezzo qua di euro di capitale e ti crei problemi. Ma se non creo prima l'azienda, poi come faccio a capire quanto posso spendere, dove posso investire? Perché se non spendi e espandi, non ti espandi, come dice il mitico Macho King. E quindi giustamente un po' alla volta devo migliorare la parte più importante dell'azienda, che sono i campi. Poi una volta acquistati i campi, quelli diciamo medio grandi, perché poi i campi troppo grandi qua è una parola, a lavorarli. E allora diciamo che c'è il campo qua a fianco, che già è un ottimo campo, però devo studiare ancora bene il da farsi. Qua zio Tab nulla è per caso. E approfitto ancora per ringraziare tutti quanti voi che mi state guardando in diretta, voi che mi siete passati a salutare, ma ovviamente a tutti quanti voi, come sempre, che guardate questo video in replica qui su Twitch e ovviamente anche su YouTube. Mi auguro che stiate gradendo i contenuti di questo canale. E lo ricordo che i contenuti di questo canale sono adatti a tutti, quindi grandi, piccini, grandi, piccini, a tutti quanti. E ovviamente ricordo che la regola numero uno in questo canale è cercare di usare un linguaggio consono, pulito, educato, proprio perché non si sa, non si conosce l'età dello spettatore. Poi questo canale vuole essere anche un canale adatto a tutti, quindi senza preferenze di età. Ovviamente il requisito numero uno per restare in questo canale, soprattutto per venire in chat, è l'educazione. Educazione. Mi raccomando. Lasciato questo buffet qua. Aspetta, questo forse lo posso fare anche dopo. Sì. Ecco qua. Allora, così. Ok. Abbiamo quasi terminato. Poi qua c'è ancora da lavorare, quindi ci sarà. Devo raccogliere le pietre. E devo spostare anche il rimorchio da là. Ok, abbiamo quasi terminato la vangatura. O vangazione, non so come si dice, vangation, vangation, variation del cambation. E poi ci mettiamo a raccogliere un po' di pietre e le conserviamo, perché poi dopo, appena avrò individuato un'area dove appunto metterò un po' tutte le cose, quindi stalle, tutte queste cose,
Metterò il macchinario per creare la calce viva dalle pietre. Gippen, don't worry. Ma allora sei proprio un presidentissimo, visto che ricevi tutte queste telefonate qua. E qua mi sa che il presidentissimo sei tu, altro che la zappa storta. Società Jeep, buongiorno. Come vi possa garbare? È più o meno così, no? Che si risponde al telefono, sempre nell'ambito informatico? E tu all'azienda? Giusto giusto quel baffetto e lo sapevo, quel baff de geese. Alla faccia, quindi sei un super tecnico, sei. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Gipo, il super technician. Technician. Le provate le gomme, gli pneumatici della BKT qua? Io sto, li sto montando ultimamente, li sto provando, ma pare che vanno bene. L'unica cosa, ecco, mo finisco un attimo di fare qua, di vangare, poi lavo il mezzo e ti faccio notare una cosa da vicino, che ho notato che ci sono vicino gli pneumatici, sui lati ci sono dei simboli, e sti simboli non ho capito se li ho capiti bene, insomma. Boh. Finiamo questi ultimi due pezzi qua. Due, tre pezzi questi qua. E andiamo. Allora, boh. Guarda là, va, questo pezzettino non l'ha pigliato. Dovrei essere passato sopra abbondantemente, direi. Vediamo. Allora, poi mi è rimasto quel pezzettino là. Anzi, leggerissima, va, parole senza mistero, allegra ma non troppo. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Allora, mi sa che qua sull'altro campo mi dava dei punti. Fammi vedere un attimo. Quindi dall'altra parte. Qua ci sta. Ah, sta qua. No, questo è pietra. Ok. Ora vi faccio vedere questa. Questa
ti faccio vedere questo simbolo qua, dove sta? Ok, già ci sto solo, quindi. Ah. Dov'è? Basta. Avanti. No, non l'ho preso. Ah, eccolo qua. Megui. Ah, mi sembra di aver visto il punto. Eccolo qua. Ecco qua, allora, già sono puliti i due campi. Allora, oh. Posiamo un attimo la vanga qua, la vangatrice. E in cuffia sento anche il suono ambientale che è ben fatto. Ma allora, come faccio vedere il simbolo? Questo è, ah sì, questo è BKT. Allora, bravo Kilotango, per quelli che conoscono l'alfabeto fonetico internazionale, o alfabeto fonetico nato, molto utilizzato anche dai cibisti e radioamatori quando si fanno i DX. Io sono un cibista e quindi più o meno me lo ricordo, oltre ad averlo studiato quando ho fatto la scuola di specializzazione di cavalleria di Lecce. Allora, qua c'è questo simbolo qua, questa specie di 3S. Ora non ho capito se sono gomme adatte a terreni fangosi barra nevosi, quindi mud snow o altro. Allora, mo spostiamo un attimo. Ah, questo è il mezzo di default e questo è il famoso rimorchio di cui vi ho parlato, che quando si carica rispetto a Farming 19 il mezzo sul terreno non va così veloce. Adesso vi faccio vedere. Ora non so se scarico, se fa la stessa cosa. Allora, ecco, comunque fa un po' fatica. Partiamo da fermi, ecco. Ecco qua. Trova un po' di difficoltà rispetto ad esempio a Farming 19. Il camion dopo un po' iniziava a partire a razzo sul terreno. Diciamo che qua pure lo fa, ma ci impiega un po' di tempo. Ah, ecco cosa mi mancava, il macchinario per raccogliere le pietre. Però questo magari. Ma no, qua lo facciamo così. Siccome prima vi ho accennato che il silos multifruit accetta anche le pietre, la cosa importante è in fase di progettazione fate attenzione a tenere il trigger a vista, perché nella prima installazione che ho fatto il trigger non era visibile, questo qui, e quindi non potevo scaricare nulla. Allora, mo acquistiamo il mezzo. Ecco qua, raccogli i sassi. Vediamo che c'è nell'usato, ma no, ok. Prendo questo perché è più grande. Purtroppo le raccoglipietre al momento è solo giallo, quindi non posso, come dire, rispettare, tra virgolette, il fatto, se accesi, invece, anzi, okay, il fatto di creare una
Red Vision Approved, fammi salvare qua. Rosso Passione, ecco qua. La serie Rosso Passione nella fattoria dei fratelli Capone, che siamo noi medesimi. In questa serie diurna mattutina che ci accompagna ove possibile da lunedì a sabato, anzi da lunedì a venerdì, perché poi abbiamo sabato pomeriggio che lo dedichiamo a farming e domenica mattina caffè in farm, sempre con Farming 22, ma sulla mappa Ellen Grant o su quella che una volta si chiamava DLC Alpine, un DLC Alpine. DLC. E facciamo questi ultimi 10 minuti e poi ci salutiamo augurandovi buon pranzo e poi vi aspetto come sempre dalle 15:30 in poi per iniziare ufficialmente la settimana del canale con Euro Truck Simulator 2 con il mitico Turbo Star di Ralph Garage, quindi mi raccomando non mancate. Poi ci facciamo questi 10 minuti. Ci svuotiamo, ci svagandiamo questo. Là, bentornato carissimo. Stavo approfittando per dare alcune comunicazioni, quindi ok, allora forse è un simbolo strano. Comunque, la zappa storta, i sassi possono essere depositati nel silos multifruit? No, no, non mi soffesi, in realtà ho detto ma che fine ha fatto? Poi sapevo che comunque non l'avresti tolto così. Infatti poi quando hai detto guarda c'è il comando mi hai stupito che poi penso pure io di dover fare qualcosa del genere. Ma è complicatuccio sto comando qua per farlo partire oppure è diciamo il file sta in hosting su un sito e quindi con quel link lui te lo apre automaticamente. Che fatto è simpatico. Meno male, soprattutto però yes o yes. Penso che quello yes o yes è nato proprio sulla battuta di getto. Sai, quando musicalmente devi completare la battuta e ti occorre qualcosa, devi inserire una battuta per chiudere il tempo, quindi chatbox. Ok, chatbox. Chatbox che sarebbe un altro bot, diciamo così. Se così. Occhio mi è sembrato di capire. O sono le impostazioni della chat che poi mi devo andare a guardare meglio. Ok. Ah beh, poi magari, eh sì, magari quando c'è un po' di tempo mi scrivi come fare, insomma. Che è curioso perché poi hai capito, sono cose particolari. La cosa che mi incuriosisce è quella lì, come fa Chiara,
E quando fa l'SEO fa vedere gli highlights, ovvero i video, diciamo così, che metti in evidenza. Li metto, quello pure è una cosa bella, simpatica. È spettacolare. Con questo farming comincia a garbarmi tanto, eh. A quanto pare sembra che ci sia un po' di terreno dinamico qua. Non solo, poi ho notato pure che, ora non so se è un'impressione, ma quando il rimorchio per esempio è particolarmente carico sul terreno qua, il mezzo fatica ad avanzare. Me ne sono accorto quando ho giocato offline e ho visto che praticamente il camion non riusciva a muoversi perché c'era un peso esagerato. Hanno fatto veramente un ottimo lavoro, e comunque hanno fatto anche delle Ecco quegli occhi mi correzioni spoglia. Spogliatoio. qua. Uia, Maurizio! Maurizio Max, come stai, eh? Con Baruzzo. Buongiornissime. Oramai Maurizio Max è diventato famosissimo perché nell'inno c'è il suo nome. Ah, pure Maurizio gioca a Farming 22, hai capito? E beh, giustamente. Allora, ma andiamo, finiamo di riempire la raccoglisassi qua, poi vi lascio alla pausa pranzo. Poi, per chi volesse, E si dalle... ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, è come si dice, ca, nisciuno e fess, ha capito? Esattamente. Eventualmente, se vi fa piacere, io dalle 3:30 vado in live con il Turbo Star di Raf Garage. Ci facciamo un altro bel girettino oggi. Continuiamo il nostro viaggetto per l'Europa. Continuiamo questa grande sfida. Abbiamo toccato quota 30.000 km. In realtà sarebbero dovute essere molti, molti di più comunque. Il mezzo è sempre lo stesso, è il primo mezzo che ho utilizzato per la serie. Alla faccia del bicarbonato di sodio. E certo. Chilometri originali, però ne ho fatti, mi sa, 3.000 forse, o 5.000 con il motore base. Poi ho acquistato il pacchetto, il tuning pack a pagamento, e i 640 cavallucci di forza bruta danno veramente soddisfazione. Ok, abbiamo quasi riempito, manca poco. Perfetto. Allora, ripieghiamo. Ora vi faccio vedere. Vuoi vedere che mi fa figuraccio il silos multifruit qua. Allora, mo ci scarichiamo il macchinario per raccogliere i sassi. Poi domani mattina continueremo un po' di lavoro, che qua ovviamente richiede calceviva. A proposito, la zappa storta, il silos, quello lì che ti vendi i prodotti, conviene. Ti dissi che avrei valutato i prezzi. Conviene, perché rispetto anche ai sacchi grossi risparmio ancora altri soldi, quindi vale la pena. Cioè, ora faccio vedere un attimo, cioè questo qui che l'ho messo qua, e vi faccio vedere qual è consigliatissimo da Zio Dab. Allora, costruzione, mi pare, container, eccolo qua, questo qui
multi-fruit buying station consigliatissimo. Ho fatto diverse cose e ne vale la pena. Poi ovviamente quando uscirà la mod per creare i semi, allora non ci sarà più problema. Ovviamente con la mod per creare la calcevia stiamo a posto. Allora, no, ce l'ho, solo che al momento non la installo perché mi devo prima sistemare. Io in realtà questo campo qui, il 38, me lo vorrei spianare e metterci la stalla, il pollaio, insomma crearmi un'area attrezzata, e quindi poi mi metto pure la macchina per fare il tutto. Ecco qua, quindi a dimostrazione multifruit funziona. Unica cosa molto importante, mettetelo bene, assicuratevi di mettere il silos bene, soprattutto che il trigger sia visibile, perché se il trigger è sottoposto all'asfalto non vi funziona. Quindi quando lo mettete, lo state preparando. Stiratore imbiancatore, sì. Esatto, per il fertilizzame del letame, è per questo che, siccome voglio o vorrei fare una biofarm, vorrei mettere la stalla per utilizzare il letame al posto del fertilizzante solido barra liquido. E allora, approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti voi per avermi fatto compagnia. L'appuntamento con Farming 22 Fattoria Fratelli Capone, che siamo noi medesimi, è per domani mattina. Quindi dal martedì al venerdì mattina c'è Farming Simulator 22 con il format Fattoria Fratelli Capone, che siamo noi medesimi. E allora l'appuntamento è per oggi pomeriggio dalle 15:30 in poi con il Turbo Star di Ralph Garage. Io vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti quanti voi per avermi fatto compagnia in questa mattinata. Vi auguro una buona continuazione, buona carica pappatoria per voi che naturalmente state guardando questo video, insomma di giorno, che state andando a mangiare. Buona continuazione quindi a tutti quanti voi. Caro saluto da Zio Dab. Thank you so much everyone for watching this video, our rendezvous with Farming Simulator 22 of the morning. It's for every day from Tuesday to Wednesday. Notre rendez-vous avec Farming Simulator 22 du matin, c'est de mardi à vendredi. Merci beaucoup à tous. Thank you so much everyone. Our rendezvous is for this evening at 3:30 PM with the Turbo Star Barraf Garage. Notre rendez-vous pour aujourd'hui, c'est avec le Turbo Star Barraf Garage à 15:30. Merci beaucoup. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti quanti. Voglio stato buono. Ciao a you. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio.